I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri, puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, Casalotto in TV. Eccoci. Ma buonasera, buonasera, ben ritrovati ufficialmente ormai, insomma, nel nuovo mese, il mese di marzo, prima puntata serale, quella del lunedì, 30 minuti con due notizie e i consigli, ma prima subito un saluto da Marco. Ciao, ciao Sheila, ben ritrovata. Sì, marzo è già partito e abbiamo già vissuto due estrazioni e devo dire un fine settimana tra venerdì e sabato assolutamente in linea, per cui non solo un'ottima chiusura di quello che è stato un febbraio importante, ma già un'ottima apertura. Quindi i consigli che andremo a vedere sono dedicati all'estrazione di domani, terza nel dettaglio del nuovo mese, nuova settimana, per cui attenti, perché ormai abbiamo questo step settimanale con le sue quattro estrazioni che ci permette di avere ottimi risultati. Per cui partiamo dalle notizie o vado io? Vado io, sì, dai, così recuperiamo subito un po' di tempo, sentiamo però quali sono gli argomenti, poi io corro in redazione perché partiamo da lui, il protagonista, il 90. Di che parliamo? Di dopo cinema, vado. Di moda, guarda, il Diavolo Veste Prada, poi che lo abbiamo nominato la scorsa settimana io e te, e poi L'amore prima del mito, sempre Coco cinema Chanel. E moda, con questo poi chiudiamo penso, la settimana della di moda. Quella che è stata della moda la volta scorsa. Va bene, allora noi andiamo dritti in redazione, anche perché insomma aprire le porte al 90 non è così difficile considerando i vari risultati ottenuti, e continuiamo e manteniamo l'assetto dei classici, quindi due ambi, un terno, classica giocata, 90 e gemello, e avete visto cosa abbiamo combinato, 90 e numeretto, ed è andata particolarmente bene anche l'ultima volta del 9-90 a Bari, e poi il 90 che incontra un vertibile, tre puntate con 3 euro, 3-4 euro, insomma riusciamo a giocare il tutto ed è sicuramente per domani un'ottima partenza settimanale. Venite con me. Traiettoria che per tutto febbraio ha funzionato, quindi come vedete non ci sono grossi cambiamenti, si parla della parte grafica, perché questo tipo di giocata che viene poi spostata ovviamente in base alle ruote è quella che ha dato di più, il 90 col numeretto, 90 col gemello e il terno col vertibile, quindi attenzione perché è straordinaria la possibilità. Tutto ruota intorno al numero 90 e devo dire sto mese prepariamoci perché dovremo avere straordinari risultati. Non è affatto partito male, iniziamo la nuova settimana, domani siamo già alla terza, attenti, alla terza estrazione, per cui che dire, vi aspetto con l'io nell'895-095 al tasto 3. Back to the wild.
Eccoci, allora andiamo un po' nelle notizie, andiamo a ricordare un film must che insomma bene o male una volta all'anno lo trasmettono in TV e non si può non rivederlo con amore, con passione, perché
le attrici sono straordinarie, il film stesso è straordinario. Parlo del Diavolo Veste Prada, con una Meryl Streep, eccola qua, strepitosa. Quando Andrea Sacks, ovvero Bella, eccola, la sua, poi quella che diventerà la sua assistente, Anne Hathaway, una giovane giornalista, si ritrova proprio l'assistente di Miranda Priestly, interpretata appunto da Meryl Streep, editor capo della rivista Runway. Vive uno shock culturale subito. Non importa molto del suo aspetto e nutre un certo disprezzo per la superficialità del mondo della moda, cose di cui Miranda invece si accorge velocemente e che non manca di criticare. Con parecchio humor e una recitazione a 5 stelle, Il Diavolo Veste Prada, adattamento del romanzo del 2003 di Lauren Heisberg, è imperdibile. Ecco qua, vabbè, famosissima anche la locandina. E che dire, un film che se non la, difficilmente, dai, non l'avete ancora visto, perché ormai è, cioè, insomma, c'è i suoi bei anni, e quindi secondo me almeno una volta va visto, l'avete, eccola, visto la Winter, no vabbè, meraviglioso, un film, è sempre bello rivederlo, sempre bello, sì, beh, l'interpretazione della Meryl è pazzesca, però sì. Poi è tutto l'ambiente, a me ha ricordato tantissimo la Condé Nast, che è poi la casa editrice di Vogue, e non è poi così lontano dalla realtà, certo. È che a volte nello star fuori da questi ambienti si pensa che appunto la moda sia fatto sì di occhette, no? Come viene detto qui nel Diavolo Veste Prada, di gente superficiale, no, non è vero, perché queste insomma sono riviste che hanno segnato il tempo, è una, non è una sorta, è arte, per cui poi il vero mondo della moda è qualcosa di estremamente complesso, di impegnativo, richiede ritmi e orari di lavoro frenetici, cioè uno pensa che sia veramente una stupidata, ma non è così, per cui insomma credo che all'interno del Diavolo Veste Prada, quando vengono fatte quelle battute storiche sul suo maglioncino infeltrito azzurro, dove nasce quel colore, cioè dietro in realtà ai cestoni, no, o al semplice fast fashion, c'è tanto lavoro che poi diventa facile per gli altri copiarlo e buttarlo sulle bancarelle o nei negozi monomarca uguali in tutto il mondo. È un lavoro complicato, insomma lì c'è la selezione, la perfezione, la qualità, insomma è un ambiente complicato. Quello dell'editoria non è da meno, perché poi la scelta, c'è la gara di chi, insomma è un casino. Io ricordo quegli anni di passaggio ovviamente, a Vogue, dicevo, in Piazza Castello qui a Milano, ambienti affascinanti. Beh, gli uffici non erano così belli, erano un casino di stoffe, di robe, un bordello. Poi no, c'era anche l'ala, quella magari più carina, però bello, un ambiente, io lo trovo affascinante. Non è lontano dalla realtà. No, infatti, è così. Perché poi all'interno di questo ambiente lavorano sì tante oche, nel senso buono, al maschile e al femminile, quindi gente che è lì solo per l'immagine, cioè livello culturale proprio bassino, però magari hanno la fortuna di essere belle, di essere belli, per cui vengono tirati dentro perché l'immagine ha sempre il suo perché. Poi però ci sono degli elementi che sono geniali e allora lì poi l'estetica non conta più nulla, ed è un bello, beh, quel film io lo adoro, è un po' che non lo vedo, ma anch'io, è che lo so a memoria, per cui insomma è una di quelle robe. Tra l'altro, l'altra attrice che in questo film non ha proprio un ruolo da protagonista, l'assistente, la prima assistente, è pazzesca come attrice, ha fatto un fracco dei di film incredibili, è veramente molto brava e migliorata anche negli anni. E guarda che forse è meglio come attrice della Annie Hathaway, perché ne ha fatti tanti. No, ci tenevo a dirlo, perché adesso che l'ho vista, La ragazza del treno, quindi fa anche generi, ne ha fatti tantissimi, tanta roba, ma anche non ricordo insomma il nome, vedi, però insomma top, però veramente come brava, anche lei. Veramente, ecco, brava, no, sì. Andava detto, sì. Beh, ma anche lui, non mi ricordo il nome né dell'attore né del personaggio, quello che fa un po' il tutto fare di lei, non lo so, non me lo ricordo. Nigel adesso. Beh, anche lui ha fatto ne ha fatti tantissimi, sì. Ha interpretato ruoli completamente diversi. Per vero, cui, vero. Beh, insomma, era un cast, tanta roba, insomma, poi ruotava tutto intorno a loro quattro. Il biondino che ha fatto poi la serie, come si chiama il biondino di cui lei si intrippa a Parigi? Quel boccoloso lì. Dopo di lì, ciao, anche lui bravo, ha fatto un fracco di roba. È vero. Per cui
Vabbè, sembriamo al bar, manco un nome sappiamo. Ma con gli americani stranieri io faccio fatica. Così. Allora, andiamo, vabbè, Meryl Streep almeno lei. Vabbè, grazie. Ok, andiamo in redazione, andiamo a vedere un'altra possibilità e qua non sbaglio perché apriamo le porte all'Otto Flash. Tris, Dambi e Terno. Andiamo anche qui nel classico, Lambo col 5, Lambo con l'88 e Lambo con l'89 e l'unica ruota nel Terno di Numeretti. Non è la ripetizione di tre estrazioni fa, sono condizioni analoghe, ovviamente con numeri e ruote completamente diversi, che però ripercorrono quella traiettoria. E allora benvenuti ai classici, venite con me. Ci siamo, 89, 22, 77, tasto 3, mi raccomando perché questo è un Lotto Flash straordinario nella sua ripetitività e anche semplicità, perché Lambo col 5, Lambo con l'88 e Lambo con l'89 sono già stati trattati, ma anche vinti, per cui insomma c'è un legame tra questo tipo di traiettoria, per non parlare dei numeretti che sono stati all'interno del mese di febbraio degli eventi straordinari. Vi ricordo anche il Terno di consecutivi alla Nazionale, tre estrazioni fa, quattro estrazioni fa, era il 7, l'8 e il 9. E allora attenti perché anche i numeretti hanno senso in questo mese. C'è una ruota, il Terno di Numeretti e la Tris Dambi. Vi aspetto con l'io al tasto 3. Ovviamente il portale è lui, lo storico 89 22 77. Bundiada, 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 bundi. Bundiada, 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 bundi. Il mondo mi piace come gira, mi piace il vento, mi piace come tira, mi piace il sole quando sale al mattino. Mi piace il mare, mi piace silenzioso, mi piace il mare, mi piace il rumoroso, mi piace il sole quando si alza in cielo. Mi piace il fuoco, mi piace come splende, mi piace il fiume, mi piace come scende, mi piace il sole nel pieno del suo volo. Mi piace quando è in fiore, mi piace il sale, mi piace il suo sapore, mi piace il sole quando discende in cielo. Mi piace quando è in pace, mi piace l'uomo, mi piace se è felice, mi piace il sole quando tramonta in mare.
Eccoci, allora abbiamo 8 minuti prima dei saluti e andiamo a parlare adesso dell'amore prima del mito, appunto, Coco Chanel. Dalla sua infanzia in collegio fino ai primi passi della sartoria femminile a Parigi, passando per la nascita della sua casa di moda, il biopic di Annie Fontaine, Coco Avant Chanel, l'amore prima del mito, siamo nel 2009. Forse... Non l'hai visto? Sì, adesso che vedo lei così. Sì, con la Audrey Tautou. È una rivisitazione dettagliata dell'incredibile vita di Gabrielle Chanel, che si butta appassionatamente nel lavoro tanto quanto nelle storie d'amore. Audrey Tautou incarna con grazia questa grande mademoiselle che ha liberato le donne con i suoi abiti semplici e raffinati. La regia francese ha deciso di focalizzarsi sulla stilista prima dell'ascesa alla gloria e descrive una donna ferita che porta le cicatrici di un'infanzia difficile e di tragiche storie d'amore. Un film toccante ed elegante che finalmente ritrae la vera Coco. Sì, non me lo ricordo però perché bellissimo. L'ho visto veramente tanti anni fa. C'è la storia delle due sorelle, sì, insomma, sì, cosa sì, hanno sì, no, no, ma ricordo. Poi vabbè, insomma, la storia di Coco Chanel è... meravigliosa l'interpretazione. Dirti di che l'ho visto però una volta sola, Io un paio di volte, devo dire che mi piace molto il film e poi vabbè, insomma, è legato alla storia, dicevo, l'interprete, l'interpretazione di Audrey Tautou è meravigliosa e poi vabbè, la storia di Coco Chanel è qualcosa di è pazzesca, insomma, donna veramente magnifica. Cioè, ancora oggi un nome che regge, ovviamente, non c'entra più nulla con quello che era all'inizio, però tanta gavetta, tanto lavoro, tanta qualità, tanta novità e ancora oggi sarà 100 anni ormai, più o meno, e devo dire che regge il colpo, per cui, no, 100 no, però insomma, tanta roba. Allora, 6 minuti, poi ci dobbiamo salutare. Manca l'appello, il portale al costo di un caffè, l'ho tenuto alla fine come buon proseguimento di serata, tenetevi pronti perché si ritorna al 9 e al 90, che non è stato affatto una delusione, nelle scorse estrazioni, beccato in pieno. E allora attenti perché c'è un nuovo 9 e 90 con... ambo del 9, ambo del 90, dove l'abbinamento è lo stesso numero e ovviamente va unito interno, al costo di un caffè. Ultimo portale, venite con me. Eccoci qua, allora prepariamoci per domani, terza estrazione del mese di marzo, grande ritorno, mai assenti in realtà, il 9, il 90, prima battuta, scorporati tra loro perché c'è l'ambo col 9 e l'ambo col 90. Qual è la caratteristica? Che l'abbinamento dell'ambo col 9 e l'ambo col 90 è lo stesso numero, per cui li giochiamo così e poi la fusione con un euro interno secco comprendente il 9 e 90, che come avete visto anche la scorsa settimana, magnifico. Sparisco, vi aspetto con l'io, una sola possibilità, lui è il portale che tutti amate perché costa quanto un caffè. Rete fissa, cellulari, è aperto a tutti, vi aspettiamo al tasto 3. È l'estate che ci vuole, babe, è l'estate dell'amor, è l'estate che discende lieve e che scioglie i nostri cuor. E insieme balleremo il tango, la, 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 bevendo calici di mango, la, 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 faremo un lungo giro tondo, la, 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 prima di andare tutti a fondo. Che ci chiama, babe, è l'estate all'Equador, è l'estate in cui si mangia e beve, summer one and three and four, e insieme balleremo il tango, la, 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 bevendo calici di mango, la, 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 faremo un lungo giro tondo, la, 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 prima di andare tutti a fondo. Estate molto social, babe, è l'estate dentro fuori, è un'estate dentro alle tue vene che ti manda il creator. E insieme balleremo il tango, la, 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 bevendo calici di mango, la, 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 faremo un lungo giro tondo, la, 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 prima di andare tutti a fondo.
andare tutti a fondo. Ecco i nostri pochi secondi per salutarvi, pubblico di Casalotto, grazie per essere stati con noi in questa serata, mini pillola di domani mattina e poi l'appuntamento in diretta alle 14, domani martedì ci sarò io, vi aspetto. Grazie, grazie Sheila, un ringraziamento ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto, un buon proseguimento di serata e noi ci vediamo domani per affrontare un'altra estrazione, già la terza del nuovo mese. Grazie ancora e a domani. Ciao!